Yeah. Benvenuti a tutti nella mia umile dimora di Parigi, nonché la casa in cui vengo sempre quando sono a Parigi. Vi faccio vedere, venite. Bella per noisy. Chi c'è? Tommy. Qua c'è Tommy. E questa è la camera del padrone, venite. La camera del re. Il pezzo forte è lì. Che cazzo te ne frega del letto quando è la ragazza in camera? Primo giorno a Parigi. Ho già fatto un'intervista. Adesso facciamo la seconda e poi ci andiamo a divertire. Stasera non dobbiamo fare un cazzo, quindi ci divertiremo e basta. Ah, ok. Blue. My blue. 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 Blue
cazzo tu spacchi. E manco a farla apposta produceva SCH. Quindi poi alla fine tutto torna, no? Guilty, cazzo. Number one. Fin da subito gli avevo detto che mi sarebbe piaciuto fare un pezzo appunto con SCH, che era un grande, lo rispettavo un sacco. E niente, poi a distanza di tempo mi è arrivata appunto la chiamata di SCH. Mi ha raccontato infatti che Guilty gli aveva parlato bene di me, cazzo e mazzi, era entrato a conoscenza dei pezzi, quindi bella per Guilty, cazzo. Je pense que se fera avec Charlie ont ramené une certaine fraîcheur dans la musique italienne, ce qui d'ailleurs m'a beaucoup plu d'ailleurs quand je l'ai découvert en fait, c'était cette énergie, ce renouveau un peu que quand je regardais le rap italien avant, il n'y avait pas. Et que j'ai beaucoup aimé sa fraîcheur, je l'ai trouvé vraiment au-dessus de tout le lot qu'il y a en Italie en fait. Je pense que la trap en France, elle a plus de mal qu'en Italie à venir, à se mettre à l'actualité. Nous, on reste sur des bases quand même où le rap français a son importance, on va dire. Mais après, c'est quelque chose qui où il faut du temps, je pense. Les Italiens sont plus ouverts rapidement à ce phénomène, je pense, musique. Lui già lo conoscete, Coyote. Coyote, Joe Bassani. Il grande Coyote, Daddy. Vai su YouTube in questo momento che stai guardando questa cosa e guarda Daddy. Yeah, it's my big brother. Yeah. Listen, Daddy. The European rapper go to the war in the USA. Fuck USA. French, Italia, all connection. La prima volta che sono a Parigi, la prima volta che sono in Europa. Però adesso è andata bene, quindi ci tocchiamo. Cioè, la prima volta che sono venuto a Parigi nella mia vita, sono venuto appunto a registrare Cartier. Prima della musica avevo preso una volta nella mia vita l'aereo per andare da mia sorella, anzi per tornare dalla Puglia dove abita mia sorella. A parte che ho dovuto superare una paura dell'aereo che tuttora non ho superato del tutto. Per quanto sia una figata dire cazzo sto andando là, però è uno sbattimento. Diciamo che se non ci fosse stata la musica non so quanto avrei potuto viaggiare, girare, guardare, esplorare, connettermi, espandermi. Cioè io il giorno che ho schiacciato su condividi con Panette o con Cini per dire, cioè ho cambiato la mia vita, non so come dire, ed è stato grazie a un social network che mi dava il modo di diffondere il mio messaggio, la mia musica, o comunque i cazzi miei, no? Indipendentemente da cosa tu voglia diffondere, ti dà la possibilità di dirlo a tutti. L'importante sei te. I mezzi per arrivare a tutti gli altri ormai sono più che sufficienti, infatti basta vedere come ogni cazzata arriva a chiunque, ma ti parlo di cazzate tipo video stupidi, video demenziali, qualsiasi cosa, qualsiasi sia il tuo interesse, qualsiasi sia la tua via, qualsiasi sia la tua passione, cioè hai la possibilità veramente di arrivare a miliardi di persone, quindi approfittane, se hai qualcosa da dire.